caro saluto a tutti i lettori ed ascoltatori di Senigallia Notizie. Oggi siamo qui a fare una chiacchierata con il nostro sindaco Massimo Olivetti. Buongiorno Massimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, sembra proprio come il cacio sui maccheroni, fatta l'intervista di ieri a Gennaro Campanile, che vi aveva dato l'insufficienza a questa giunta per le cose che avevate promesso di fare e non avevate fatto, mentre invece vediamo che oggi ci è arrivato un comunicato stampa che qui ci sono tantissime cose siete riusciti a realizzare. Perciò avete ricevuto un bel finanziamento, se ne vuoi parlare? Sì, il finanziamento di ieri il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ci ha riconosciuto questo finanziamento di 7 milioni e mezzo. È un progetto che abbiamo costruito con Falconara. A febbraio praticamente io mi sono sentito col sindaco di Falconara, avevamo questa possibilità e abbiamo attivato i rispettivi uffici. Il progetto complessivamente è di 15 milioni, 7 milioni e mezzo Falconara, 7 milioni e mezzo Senigallia. Per le opere di Senigallia la parte più consistente è ovviamente la rimessa a posto di Palazzo Gherardi, che verrà destinato sempre per motivi culturali. Al momento con la Politecnica delle Marche si sta ragionando appunto in un luogo dove poter studiare, approfondire, quindi praticamente anche motivo di studio il fenomeno territoriale, quindi la sicurezza del fiume, la protezione civile, tutti i temi estremamente importanti e sentiti nella nostra città, e contestualmente anche la possibilità di poter avere dei punti dove i ragazzi possano sostanzialmente trovare, dormire, quindi sostanzialmente un ostello. Leggiamo sul comunicato stampa che praticamente saranno dedicati questi soldi per gli alloggi sociali di rotazione in autorecupero, per il recupero di immobili comunali sottoutilizzati come Palazzo Pio IX, la sistemazione del lungomare tra molo e rotonda e luoghi nodali di Senigallia. Quello che ci ha colpito di più è stata la finanziamento anche per la connessione ciclabile tra il Vallato della Rocca e i Giardini Morandi. Come avverrà questa cosa? Allora, praticamente il finanziamento era finalizzato a una mobilità lenta, che vuol dire appunto una mobilità o pedonale o ciclabile. Quindi avevamo proposto di risistemare il lungomare Marconi e contestualmente di creare questo sottopasso che Senigallia crediamo abbia proprio bisogno, che possa essere appunto sia pedonale che ciclabile, che attraversi da Piazzale Morandi sotto la stazione fino praticamente... Una grande opera. Una buona opera, diciamo di sì, un'opera Bene. Buona. Ok, perciò riguardo al comunicato stampa ci siamo capiti. Dato che ci siamo, parliamo un po' anche di altre cose. Per esempio, ci puoi dire qualcosa riguardo alle strade? Noi viviamo qui su Anita Garibaldi, che è una roba proprio... Su Anita Garibaldi il progetto è praticamente terminato, stiamo facendo una convenzione, cerchiamo adesso di fare la convenzione della Viva Servizi per i sottoservizi, si tratterà ovviamente di una sistemazione di tutta la strada di via Anita Garibaldi, e nel bilancio sono già impegnati 1,5 milioni di euro. Quantomeno la prima tranche dei lavori riguarderà la parte a monte, quindi sostanzialmente quello che va da via Capanna fino a qui davanti. Service per via Mercantini, incrocio via Mercantini, e poi la seconda fase, quella dopo. Sarà prevista una pista ciclabile. Sai dirmi qualche data, inizio lavori, fine? No, in questo momento adesso stiamo per fare la convenzione con la Viva Servizi, e quindi poi di conseguenza potremmo... Pensi che avverrà qualcosa nel 2021? Sarà Noi tutto... pensiamo che i lavori potrebbero iniziare per il 2021 e quindi bene, sostanzialmente bene, riuscire a risolverli. Ho saputo che avremo un nuovo sito internet per il turismo. Il sito internet non sarà proprio un sito internet, sarà un portale, perché fondamentalmente la funzione di promozione viene spostata all'Unione. All'interno di questo spostamento della promozione c'è anche lo studio di un portale che in realtà non è, ecco, questo sì, questa non è una novità portata da questa amministrazione, ci lavorava già l'amministrazione precedente, coinvolgerà anche i comuni di Corinaldo e di Castelcolonna.
perciò sarà il sito dell'Unione. Sarà il sito che rilancerà il turismo all'interno di tutta la valle, perché fondamentalmente cambia un attimo i concetti. Adesso so che ieri Campanile si è lanciato, come fa un po' di solito, sul Consiglio Comunale, anche per avere un po' di visibilità in elucubrazioni varie. Però quello che è stato detto è questo: c'è una visione diversa rispetto a quella che ha Gennaro. Gennaro ritiene che Senigallia sia autosufficiente, basta che andate a sentire sui giornali, sui vari interventi del Consiglio Comunale. Noi riteniamo che Senigallia, per poter destagionalizzare, per forza di cose debba tener conto di quello che c'è intorno, quindi i paesi e i territori intorno, e questo è il sistema migliore per promuoverlo. Tempo fa abbiamo fatto alcune interviste a operatori del lungomare. Come sta andando questa stagione estiva? Hai qualche dato in più? Cioè, gli alberghi sono pieni? I dati che noi abbiamo sono molto confortanti. Sono confortanti. È chiaro che abbiamo adesso il problema dell'aumento di questa pandemia. Speriamo appunto che si mantengano i limiti e che non ci siano delle grosse limitazioni, ma al momento credo che i dati siano molto buoni, almeno quelli che abbiamo in comune. Dunque, per le manifestazioni un po' classiche che sono state sempre a Senigallia, c'è qualcosa da confermare, tipo i fuochi, la campionaria, Sant'Agostino, Pane Nostro, oppure c'è qualche novità in più? Allora, la prima parte oramai si è svolta e va bene così. Adesso noi siamo alle prese con l'organizzazione del Summer Jamboree, stamattina arriva appunto la commissione. Per quanto riguarda i fuochi d'artificio, quest'anno non li faremo, per un motivo molto semplice, perché è molto difficile poter controllare la gente che va in spiaggia come tutti gli altri anni, quindi il rischio di un assembramento è molto forte. Per il resto vediamo, vivendo molto alla giornata, però il programma, come avete visto, è molto pieno anche quest'anno, anzi c'era una canzone che diceva lo scopriremo solo vivendo. Bravo. Bene, e poi una nota dolente: novità sull'ospedale, il comitato si lamenta delle prenotazioni in dermatologia, il tribunale del malato dice laboratorio d'analisi, la situazione è molto critica. Questo ospedale non riusciamo. Sull'ospedale, quello che stiamo facendo in questo momento è un'interlocuzione costante e continua con la regione. Abbiamo portato 3 o 4 volte l'assessore alla sanità a Senigallia e a breve, nei prossimi giorni, sarà qui per incontrare i sindaci delle Marche, i sindaci della valle, ed anche per incontrare quelli che sono gli operatori sanitari. Abbiamo portato anche l'assessore ai lavori pubblici Baldelli, dal quale dipende l'edilizia anche sanitaria per una buona parte, soprattutto per quella più importante. Stiamo sul tavolo delle trattative e in questo momento speriamo bene. Questa piccola chiacchierata, diciamo che è terminata. Se vuoi aggiungere qualcosa, magari che vuoi comunicare ai cittadini qualcosa che io non ho saputo. No, diciamo che oggi siamo molto soddisfatti per il risultato di ieri ed è una dimostrazione anche di come vogliamo operare. So che qualcuno dice che era polemica la mia nota di ieri, però in tutta questa gestione, come voi avete visto, come tu hai visto, noi lavoriamo sempre con un profilo molto basso, senza grossi proclami sui giornali, senza essere tutti i giorni sui giornali, neanche rispondendo alle polemiche, perché più delle volte sono stucchevoli, come abbiamo dimostrato alla fine, e sono assolutamente inutili, solamente strumentali. Vogliamo il bene della città di Senigallia, crediamo che abbiamo cominciato già a muoverci in questa direzione e continueremo a farlo nei prossimi giorni. Allora, tante grazie. Questa intervista, questa chiacchierata si è conclusa. Un grande grazie a Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia, ad Alberto Olivieri, il nostro tecnico, io per l'intervista, Massimo Mariselli, e un arrivederci alla prossima volta, a sentirci.